Buonasera e ben ritrovati in nuova puntata di Nero su Bianco. Torniamo a parlare dei fatti di cui più si è parlato in questi giorni, dal centro storico, la fiera antiquaria, turismo, qualcosa anche magari diremo sulla sicurezza. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera, oltre a Piero Franchini e David Faltoni che sono sempre con noi. Buonasera, buonasera. Ritroviamo Andrea Modeo, consigliere comunale del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Massimo Puglisi, già direttore tecnico della fiera. Buonasera. Massimo, che è uno dei più grandi esperti, diciamo, del settore ad Arezzo e non solo, e poi Jacopo Apa, Forza Italia. Buonasera, ben trovato. Allora, partiamo, chiedo subito a Massimo Puglisi, prima di ascoltare quella che è stata un po' la protesta degli antiquari nei giorni scorsi, volevo intanto chiederti del centro storico, come lo trovi in questo momento anche rispetto al passato? È un po' vuoto, come tanti centri storici, quelli che frequento, stanno un po' tutti i centri storici svuotando di residenti, perché c'è stata una politica che li ha cacciati, i residenti, perché bisognava vendere le aree fabbricabili di periferia, magari che erano gli amici degli amici, ma è successo a tutte le città, mica solo Arezzo, eh? Per cui i centri storici si sono svuotati, però nello stesso tempo sono arrivati non dei nuovi residenti, dei nuovi occupanti, che sono i Vucomprà, che avete visto Via del Corso, guardate qualche foto di Via del Corso, Via Frattina, di Roma, non è una cosa improponibile, cioè non ti rendi conto. Il centro di Arezzo invece non stanno fermi, deambulano continuamente, dalla mattina fino a una certa ora, poi dopo una certa ora, dopo le 6:30, basta, non ce n'è più. I residenti se ne sono andati, la domanda è come facciamo a farli tornare? Ed è una domanda difficile, perché bisogna facilitare il rientro dei residenti, aiutarli a vivere da persone normali, non è che poi fa che per far venire un elettricista, un idraulico, devi fare le capriole, i salti mortali, andare prima dei vigili, chiedere permesso. Questo non si può fare, un residente preferisce cambiare casa, se l'ha cambiata non ritorna. Qualche città, tipo Osimo, ha preso dei provvedimenti anche drastici in questo senso. Chi tornava a vivere nel centro storico ve li ha facilitato sotto tanti aspetti. Vediamo se riescono loro a ottenere dei risultati, si può fare qualche tentativo, perché un centro storico svuotato significa negozi che non si riesce più a affittare, tutti i negozi di vicinato che stentano, e che dopo accade che il centro storico regge soltanto su panini, eccetera, eccetera, e la fiera, che deve sorreggere tutto. Allora, la fiera può diventare un'impalcatura tale per cui il centro storico poggia quasi soltanto sulla fiera, e se gli dovessi togliere, non sia mai, crolla l'economia di un intero centro storico. Moglio, scusate, ho posto domanda. Hai fatto bene, perché ci dai il là e poi sentiamo ovviamente Jacopo Apa e Andrea Modeo. Là per lanciare questa protesta degli antiquari, sentiamo le loro ragioni. Noi verremo il venerdì mattina e bloccheremo la piazza, non scaricheremo, perché altrimenti non si può fare altrimenti. Noi abbiamo subito degli abusi che non sono regolari. Il nostro posto è assegnato con una gradatoria e noi manterremo il nostro posto assegnato con la gradatoria. Più che Back to 68 sembra di essere ad una versione realista però di Back in Time, dove la guerra, in quel caso ricostruita da comparse, qui si farà davvero. Cioè, non posso venire dalla mattina a venire il sabato a dirci che dal prossimo mese siete spostati da un'altra parte. Quantomeno che abbiamo una concessione di 6 metri per 3 e che me ne vogliono dare 4 per 2, cioè questa è una cosa che non va bene, insomma. Per l'edizione speciale della Fiera Antiquaria di Arezzo, dedicata ai 50 anni della manifestazione, il primo 2 e 3 di giugno si sperimenterà anche la nuova disposizione dei banchi, decisa dall'amministrazione comunale, che dovrebbe diventare definitiva. Una decisione, dicono gli operatori che hanno partecipato all'Antiquaria di maggio, presa senza il minimo confronto. Siamo andati 2 volte giù, perché ci hanno detto stamani mattina alle 11 bisognava essere sotto le logge, dove c'è una piccola sede del mercato dell'antiquariato. Siamo andati, saremmo stati una 70, non si è presentato nessuno.
dopo un po', dopo mangiato, è venuto altri colleghi, allora ci si vede verso le 4, alle 4 siamo sotto le logge, torno ora da sotto le logge e non c'è nessuno. I venti di guerra soffiano da Piazza Grande a Via Ricasoli, quest'ultima in particolare vedrà un nuovo ingresso merceologico. Non è che venga chiusa, viene adibito ad altro. Altro si pensa, parlano di banchi più nel design, nell'arredamento moderno. Questa strada si è fatta noi in 5 anni, perché noi questa strada l'abbiamo trovata vuota, noi abbiamo iniziato a venire qui, abbiamo portato gente, e ci siamo anche affiatati nel modo di scaricare, di caricare, di porgersi anche al cliente, perché ci viene a cercare in questa strada. Noi diamo 400 euro a banco a Arezzo. Perché noi, fra suolo pubblico, ristorante, dormire, eccetera, sono 400 euro di spese. Sicché noi diamo anche, se si pensa, a ogni banco che dà 300 o 400 euro ad Arezzo, ogni volta che fa la fiera, sono tanti soldi. Cioè, noi si porta tanti soldi e dovremmo essere almeno più rispettati, io penso. Mio babbo Bianchi, Umberto, cioè, è dall'inizio che fa il mercato, proprio dalla prima edizione, quindi abbiamo sempre mantenuto il nostro posteggio e continueremo a mantenerlo fino a che non smetteremo, insomma, fino a che la fiera non finirà, perché in queste condizioni manca poco al collasso, insomma. Allora, è chiaro che quando ci sono dei cambiamenti ci sono sempre delle proteste. Chiedo a Jacopo Apa, sono, diciamo, condivisibili, bisogna instaurare un dialogo o bisogna insistere in quella che è, diciamo, la direttiva che ha dato in particolare l'assessore Comanducci? Beh, dunque, innanzitutto bisogna un attimino fare un ringraziamento non di poco conto a tutte quelle persone che espongono la Fiera Antiquaria, perché quest'anno è il 50° anniversario della Fiera Antiquaria ed è un traguardo importantissimo che, dovuto da tanti aspetti per questa lunghezza, ma quasi tutta la percentuale è dovuta a questi espositori che in tutti questi anni hanno reso la Fiera Antiquaria di Arezzo. Se vai a cercare su un qualsiasi motore di ricerca, metti Fiera Antiquaria, ti dà subito Arezzo, quindi è dovuto questo ringraziamento a tutti gli espositori. E per quanto riguarda il discorso di questi aggiornamenti, giustamente sono condivisibili tutte queste obiezioni, però io posso confermare e anzi ribadire che l'amministrazione Ghinelli ha tutto l'interesse di far crescere ancora di più la fiera, il turismo fieristico, quindi non vorrei che passasse il messaggio che l'amministrazione non si impegna, anzi l'amministrazione si sta impegnando anche per il futuro di questa fiera e per renderla ancora maggiore, renderla ancora più visitata, per renderla ancora più conosciuta, nonostante lo sia già adesso. E io ho parlato con l'assessore Comanducci recentemente e a parte che, parlando sempre di fiera, mi ha sempre confermato che un occhio e un orecchio lo devolve totalmente per questa manifestazione importante. Logicamente fino a qualche anno fa la Fiera Antiquaria era di Arezzo, era solo quella di Arezzo. Purtroppo in questi ultimi anni, poi Puglisi me lo potrà confermare, in tutto il territorio nazionale sono diventate 300, 400. Ecco, quindi voglio dire, c'è una, come dire, una concorrenza notevole, quindi logicamente prima, essendo gli unici, era un conto, essendo ora in diversi è difficile, però si sta impegnando l'amministrazione proprio per aumentare queste visite che vanno sulla Fiera Antiquaria, e non soltanto sul territorio singolo comunale e provinciale, ma si sta facendo attualmente adesso una sponsorizzazione a largo raggio con queste innovazioni tecnologiche, con, tramite social, tramite anche pubblicità che non si vedono direttamente sul territorio comunale, ma
che si vede, ad esempio ora c'è un video che gira, ha già fatto mi sembra 120.000 visualizzazioni, quindi con queste nuove tecnologie stiamo sponsorizzando e cerchiamo di attrarre allora sentiamo Andrea Modena. Io ritengo che quello che abbiamo ascoltato poco fa da parte degli espositori della Fiera Antiquaria sia un po' la cartina al tornasole della politica di questa amministrazione, vale a dire una continua improvvisazione. APA fino adesso ringraziava gli espositori, però penso che ringraziare gli espositori per quello che fanno credo che sia un po' fine a se stesso, nel senso che oltre che ringraziarli dobbiamo collaborare, e penso che andare lì e dire che dalla prossima fiera tutto sarebbe travolto non penso che sia un atto molto riguardoso nei confronti degli espositori o di collaborazione. Però ripeto, è un po' la cartina al tornasole di tanti altri aspetti che investono questa amministrazione comunale e che fanno vedere che tutta un'improvvisazione, sia sul tema per esempio della fiera antiquaria, in cui io penso che nessuno in città sappia che è il cinquantenario, perché non è adeguatamente sponsorizzato, una creatura appunto così importante, unica come è stata per Arezzo la fiera antiquaria, nessuno sa che è il 50° anniversario. E dice bene, è vero quello che dice APA, che nel frattempo sono molte di più le fiere di questo tipo in giro per l'Italia, ma appunto per combattere e vincere la concorrenza di altre fiere si vince con il coordinamento, con una collaborazione fattiva con gli espositori. E qui non si vede, io mi sono trovato per caso domenica pomeriggio nelle logge Vasari, ho sentito le proteste di questi espositori che appunto dicevano: mentre tutte le altre fiere antiquarie crescono a livello di espositori, noi ad Arezzo l'abbiamo notevolmente diminuiti e non mi sembra che le prospettive siano più che altro fuori. Ma non c'è un disegno d'insieme sul tema fiere, sul tema per esempio del turismo o del centro storico. Allora, sentiamo Davide Faltoni, ecco, che idea ti sei fatto? Di che? Chi ha ragione, nel senso, bisogna ascoltare gli antiquari o no? Allora, sicuramente sì, vanno ascoltati. Anche per gli antiquari purtroppo vale la solita regola che ci sta un po', che sta travolgendo il mercato, è l'online. Oramai anche l'oggetto d'antiquariato, l'oggetto di modernariato, qualunque cosa sia, si vende online. E quindi la gente se lo compra tranquillamente, molti antiquari mettono online il loro articolo e poi la gente glieli compra. Con questo mezzo, questo sta mettendo in crisi evidentemente tutto il commercio, ma sta stravolgendo tutto. Che dire, non so, cioè a me sembra che la fiera oramai sia da molti anni che sia in un declino inesorabile. Il problema è che forse non ci si preoccupa di trovare un'alternativa altrettanto valida a una manifestazione come questa o come tante altre manifestazioni. Io vorrei ora cambiare anche un po' argomento, cioè dire io credo che si debba puntare sotto altre cose. E allora dico, ha fatto bene l'amministrazione comunale a sostenere l'Arezzo con tutta questa forza, impegnarsi, trovargli tutti questi soldi per salvare la squadra, e mi sarei aspettato che comunque la stessa amministrazione che ha esaltato questo risultato avesse speso almeno due parole per tutti quei creditori che non vedranno mai un euro, e non sono i primi che non hanno visto un euro dall'Arezzo, visto che è la terza volta che fallisce e ogni volta si lasciano milioni di euro che diventano da debito privato diventano debito pubblico. E nello stessi giorni, in questi momenti, c'è una fabbrica storica, importante, che ha un significato secondo me che va oltre sia la localizzazione sia a tutto, che è la Cantarelli, ma io non ho visto il sindaco spendere una parola. È vero che ha la sede. Oggi la spesa, però, perché ha chiesto ai sindaci di Agnelli, sì, e Basanieri l'intervento dei commissari. Io mi sarei aspettato, e poi voglio dire, mi sarei aspettato dalla gente
io anche questo lo devo dire, mi piacerebbe vedere i cartelli per le strade, invece che tutti a Carrara andiamo tutti a sostenere la Cantarelli, che lo vedo una cosa molto più intelligente, perché comunque se vogliamo in questo paese che torni la gente a lavorare, va riportata anche nelle fabbriche. Macron, che si potrà dire tutto quello che si potrà dire, ma se andate a vedere il suo programma, il suo piano, è quello di far ritornare la Francia un paese manifatturiero. Allora noi ancora lo siamo, però nessuno si preoccupa della nostra manifattura. E non c'è solo la Cantarelli, c'è una marea di piccole, piccolissime realtà, aziende che sono in difficoltà, e quindi credo che forse va bene, ripeto, quindi per concludere, va bene la fiera, va bene sostenere tutto questo, ma preoccupiamoci anche di sostenere dove veramente il lavoro si può creare e non il resto. Pubblicità e poi ripartiamo. Allora, volevo sentire Massimo, ma prima voglio un attimo capire da Piero, tu che hai frequentato molto la piazza in questi, anche negli ultimi giorni, prima con Foto Antiquaria, poi anche lo scorso weekend, come la vedi questa... Ah, io sono tanti anni che frequento la piazza, frequento diciamo la Fiera Antiquaria come tutti noi, e organizzo insieme ad altri colleghi del fotoclub appunto la Foto Antiquaria. E quindi ecco, al di là di capire che effettivamente è un periodo in cui si sente il morso della crisi in tutte le cose, quindi chiaramente, però noi, l'abbiamo sempre detto, probabilmente ancora dobbiamo prendere dimestichezza con il fatto di portare ad Arezzo gente, perché abbiamo, io ricordo sempre che appunto 20-30 anni fa, per dire, quando si vedeva qualcuno che durante i giorni che non c'era magari qualche manifestazione, si vedeva qualcuno che non era conosciuto, che poteva sembrare un turista, e quasi quasi si pensava: ma questo che vuole? Ecco, per dire, quindi ecco, e io questo diciamo, e ci è rimasta un po' addosso questa cosa, perché noi veniamo da una tradizione contadina, e quindi, ma non perché i contadini. Contadino cervello fino, quindi voglio dire, non è che. Però ecco, diciamo che probabilmente adatti ad altre cose. E quindi ecco, io secondo il mio punto di vista ho visto passare ormai diversi governi, perché purtroppo sono grande, e spesso mi domando che, cioè, io mi ricordo che al sindaco Ricci una volta dissi una cosa che è rimasta poi, che ogni tanto la gente me lo dice. Io dico che per prendere del latte dalle mucche bisogna governarle, tenerle bene, pulirle, perché sennò il latte non si prende. Spesso e volentieri noi ci dimentichiamo di questa cosa, e quindi vediamo anche appunto con gli espositori che hanno protestato, vediamo quindi perché. Perché probabilmente ecco, si dà per scontato che questi debbano venire per forza. Io ricordo che se non vengono gli espositori, e non c'è nessuna fiera. Quindi ecco, io credo che la categoria più importante, questo vale anche per la Foto Antiquaria, noi abbiamo fatto una critica anche con la foto antiquaria, per dire, perché effettivamente di aiuti ne abbiamo pochi, onestamente. Ecco, magari ecco, diciamo che e certe volte basterebbe anche poco, per dire, non è che ci vorrebbero tante grandi cose, però certe volte anche una parola di sollievo. E invece vedere e passare, fare delle cose magari, e tu anche da parte delle varie istituzioni o anche dall'amministrazione, non vedi un cane, come si dice, e allora questo fa male, perché chi organizza chiaramente vorrebbe che al suo fianco ci fosse qualcuno che dà una mano, anche così solo diciamo facendosi vedere, insomma, ecco. Massimo, intanto il tuo giudizio su che cosa hanno detto gli espositori, e riallacciandomi anche al discorso della, diciamo, della crisi anche che attanaglia, che ha attanagliato questo settore, cioè la fiera può continuare a essere, secondo te, onestamente, diciamo uno degli eventi o l'evento principe di Arezzo, oppure bisogna adeguarsi alla realtà e dire che ormai i fasti antichi purtroppo non possono più tornare? La seconda che hai detto non mi piace. Non ti piace. Allora,
Gli espositori sono il bene più prezioso, ragione Franca. Trattiamoli bene. Vuol dire buon senso da parte dei burocrati. Buon senso è tanto, educazione e buon senso, simpatia e pazienza, perché l'espositore è nervoso di per sé. Quando tu ci vai a parlare e gli vai a fare l'intervista durante quello ha già faticato tanto, tu arrivi lì alle 10 della mattina del sabato, lui si è già fatto un viaggio, ha scaricato. Quindi tenete conto dello stato d'animo di questi che sono ditte individuali che rischiano di non guadagnare, anzi di rimettere. Questo tenetelo sempre presente, perché non c'è qualcuno che li mantiene. Queste sono partite IVA individuali. Una razza che va scomparendo, e questo sarebbe un bene invece molto prezioso, l'individualismo, perché senza di che non c'è né identità culturale né antiquariato. E neanche arte senza l'individualismo. Scordatevi tutte quelle belle cose che mandano avanti il turismo in Italia. Le colonne, diciamo, certo. Dell'Italia. Certo, le colonne dell'Italia è l'individualismo, il solismo e la genialità. Non vanno assolutamente mortificate con il burocrate. Come si presenta spesso il burocrate rispetto alla ditta individuale? Come io sto a stipendio, tu poveretto, te rischi, forse non gliela fai, ma io comunque sono garantito. Così la ditta individuale lo vede. E lo vede così, c'è poco da fare. Guardate la guerra che c'è per i vitalizi, non è una guerra... L'online, toccato un argomento giusto, l'online ha stravolto il mercato, l'avevamo previsto. Quando ci sono stati 40 anni della fiera, noi abbiamo fatto un convegno che è stato, nel sottocchiesa, molto partecipato. E io ho puntato la mia relazione proprio sull'online. Quanto l'online avrebbe stravolto il mercato? Lo ha stravolto, perché molti espositori trovano più conveniente e più sicuro anche il rapporto con l'online, perché piove o non piove, tu metti online la roba, può darsi. Le leggi però non favoriscono né un tipo di commercio né l'altro. Vale a dire, ma vi siete mai chiesti che razza di leggi noi abbiamo sul commercio dei beni culturali? Tu che Franceschini doveva fare sfracelli, l'ha chiesto il Ministero, l'ha voluto, no? Mi pare che voleva più la segreteria di Renzi che... Perché poi il Ministero dei Beni Culturali ha detto di aver favorito l'esportazione dei beni culturali, al dunque non è vero assolutamente niente, perché alla fine ci dovrebbe stare una commissione che dovrebbe tirar fuori una sorta di regolamento, ma se gli danno il gettone di presenza si riunisce, se non glielo danno non si riunisce, mancherà il numero. Morale, non ce l'abbiamo, i 13.500 euro sotto i quali tu puoi esportare sono un sogno, quindi... Al limite, guarda, ti combino le leggi e ti pongo dei problemi concreti. Se io ci avessi i discorsi di Mussolini del 1938, che secondo Fiano, non so se li posso mettere in vetrina o no, e ce l'ho, e c'ho pure il bozzetto che sta sul film Roma di Fellini, quello che appare, del bozzetto di Mussolini con l'elmetto. Quello ce l'ho, è del 36, un concorso. Benissimo, se io li metto in vetrina, potrebbe essere apologia di fascismo. Però con questa storia, non so quanti voti ha portato via Renzi Fiano, ma tanti, da Caterola, dopodiché quello non lo posso mettere, non lo posso esportare perché la legge non c'è. Le assicurazioni che fanno se tu vuoi esportare un quadro, anche contemporaneo, te lo assicurano? Siete sicuri? Provate qui a Arezzo, provate. E vedrete che vi dicono no, non ce lo porti perché no, preferiamo io lo porti a un altro, vai a Firenze dove andavi abitualmente e ti dico no, portalo da un'altra parte. Non ci sono le leggi adeguate. Allora, le leggi per vendere tranquillamente non ce l'hai e quindi neanche il turista che vuol comprare, perché il turista americano ha il terrore che se lui compra una cosa qui, quando sbarca a New York, sai che gli combina la dogana. Dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Ora poi. Pensate se c'è un vasetto che somigliasse per caso a un vasetto etrusco. Guarda, ne è andata in asta due da Babbuino, due bellissime imitazioni che hanno fatto anche prezzo, perché visto che l'archeologia non si può comprare, sai che cosa ci compriamo? Le imitazioni dell'archeologia, perché è bella, va bene, era un'imitazione, un vasetto, ha fatto cifra, ma quello se lo comprava un americano, quando sbarcava a New York, si dice, lo dici te, che è un'imitazione, questo tu l'hai rubato chissà dove e vedi quello che succedeva. Tu c'hai delle leggi che non ti favoriscono, ma c'avevamo una roba che si chiamava redditometro, mica lo so, ce l'hanno veramente tolto, mica lo so io. Allora, con questa roba che non ci favorisce assolutamente, con l'identità culturale che grazie è stata buttata via,
E come si fa a salvare un'operazione che è mercato dell'arte? Perché tenete sempre conto, è mercato non di cose qualsiasi ma dell'arte, di cose più qualsiasi è quello che si fa al centro affari, che però mi pare che è arrivato a 750 espositori. Sì. Bene, allora queste due cose rischiano che l'una si mangia l'altra, cioè la seconda, quella dei 750, 50, potrebbe mangiarsi la prima, a meno che non apriamo anche ai privati che vanno lì e facciamo un settore apposito, perché sennò tutti andranno al centro. Dentro Arezzo, dici? Dentro Arezzo una sezione per... Io dico che bisogna, bisogna trovare un escamotage, trovare un escamotage perché quella vendita che c'è al centro affari non si mangi i 50 anni di fiera. Mercato, sì, del mercato Pucci. Ah, non Pucci. Sono le cose, sai come lo chiamano? Okay. Il mercato dei tunisini, quelli che vengono con i tir a comprare tutto un banco, un euro a pezzo, per portarlo in coltiere in Tunisia. Perché i vestiti offrono un euro a pezzo, capito? La moda italiana è fine fa. Allora, sentiamo invece il piano urbanistico, anche per il centro e per il turismo, del sindaco Chinelli. Ridisegnare Arezzo sulle esigenze del manifatturiero, del mercato del lavoro, ma soprattutto del turismo. Questo è lo scopo del nuovo gruppo di lavoro per la nuova pianificazione urbanistica del capoluogo. È stato finalmente concluso l'iter per l'affidamento del servizio della redazione dei nuovi strumenti urbanistici della città, quindi piano strutturale, piano operativo, servizio che si è aggiudicato un gruppo composito di vari professionisti che fa capo al capogruppo, che è l'architetto Sergio Dinale. A loro il compito di disegnare la città del futuro, secondo quegli obiettivi che il Consiglio Comunale ha dato in un documento che è stato approvato in Consiglio Comunale a settembre dello scorso anno e che ha proprio come titolo le linee guida per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici della città. È un tema importante quello del disegno della città dei prossimi anni, perché da questo dipende in gran parte anche il modello di sviluppo della città. Quindi io mi auguro veramente che alla classica presenza della manifattura di qualità, della manifattura orafa in città, si comincia ad affiancare, già in corso questo processo, un modello di sviluppo che si basa anche sul turismo, che è l'altra grande risorsa sulla quale possiamo contare. Via Galvani è una delle strade nelle quali ci sono molte infrastrutture inutilizzate. Con una sapiente rivisitazione delle funzioni potranno essere riportate a nuova vita. Quindi certamente sì, ci sarà un ripensamento delle vecchie aree industriali, artigianali e commerciali. Allora, ha parlato abbiamo sentito ultimamente, delle aree artigianali, quindi una ridefinizione della parte artigianale e saranno tracciate le linee guida invece per il centro storico. Voi che cosa ne pensate? Come faceva giustamente riferimento prima a Puglisi, il centro si è svuotato. Ad Arezzo diciamo che le colpe vengono da lontano, ma hanno avuto il grosso boom nel periodo in cui si sono andate a cementificare tutte le periferie. Questo ha fatto sì che il centro storico si è svuotato di abitanti, si è svuotato di attività commerciali, o per lo più c'è stato il popolamento da parte di grandi catene commerciali che non fanno altro sì che da qui, i soldi dei retini da qui vanno in queste grandi multinazionali dell'abbigliamento, per esempio, e questo è stato indubbiamente favorito dal boom edilizio, dalla bolla edilizia sotto, dal 99 al 2004 sotto la giunta Lucherini, di cui, se non erro, Ghinelli era uno dei più illustri assessori. Fare non sto facendo campagna elettorale, è semplicemente cronica. Io non interromperei, però dimmi le proposte del Partito Democratico rispetto a queste cose. Io vorrei parlare. La cementificazione parte dagli anni 60, anni 70, ma quello è il boom edilizio. Sto dicendo semplicemente che quello edificare in periferia, questa è l'opposizione che abbiamo, e questa è l'amministrazione che abbiamo improvvisata e che non sa programmare nulla. Infatti torno a ribadire che
se il centro storico è svuotato, se non c'è un progetto di turismo, anzi, qualsiasi progetto che viene intrapreso viene bloccato, per esempio, dalla prefettura, oppure se si cerca di fare eventi, innanzitutto si bloccano tutti gli eventi per cercare di convergere su uno solo. Faccio un esempio: Back in Time, 2 edizioni, 200.000 euro, adesso cosa facciamo? Questa è la programmazione, la fortezza che grazie al Pius e grazie all'amministrazione di centrosinistra ha rivisto la luce, non si riesce neanche a aprire la luce momenti, l'ha vista, la luce l'ha vista con noi. No, l'abbiamo inaugurata noi. E ti ricordo questa, però può darsi che tu ti dimentichi questo. Solamente il taglio l'abbiamo, del nastro. Sì. Però l'avete fatta voi? Sì. Voi che non siete neanche in grado la di vincere la scatola, l'abbiamo riempita mezzo, noi, certo, sì, la scatola, sì, che continua, sì, a essere vuota, sì, e non fruibile, sì. Comunque, ritornando all'argomento di cui si parlava anche prima con Puglisi, io penso che Arezzo dovrebbe cercare di ritrovare, come si diceva anche prima, un forte imprinting manifatturiero, perché questa è la nostra storia, questa è la nostra identità, non tralasciando le nuove forme di investimento, le nuove forme di prospettiva economica per la nostra città, vale a dire il turismo. E su questo non stiamo facendo niente, anzi, a fronte di percentuali di aumento di turisti che vede l'Italia a doppia cifra, noi in questi ultimi anni ad Arezzo siamo fanalino di coda per quanto riguarda queste percentuali. E ripeto, non c'è un disegno che possa investire il rilancio del centro storico, il rilancio del turismo e il rilancio anche della cultura d'Arezzo. Sfido il consigliere Apra a dirmi, in questi 2 anni e mezzo in cui non esiste neanche un assessore alla cultura, faccio presente anche questo, quali eventi culturali, l'assessore alla appunto, cultura. Non esiste una persona dedicata a questo, quali eventi culturali ci sono stati in Arezzo? Dopo la pausa, pubblicità. Allora, ripartiamo da Jacopo Apa che deve replicare ad Andrea Amodeo, no? Quegli eventi, sì, quali dispiace, eventi. Sì, dispiace replicare perché non nel singolo, cioè di personale ovviamente non c'è assolutamente nulla, si parla c'è ovviamente di politica. Però voglio dire, ora dare la colpa all'ex assessore Ghinelli della cementificazione. No, ha menzionato l'assessore. Di cui era assessore, non era assessore? Quindi sto dicendo quello che era assessore o no? Dare la colpa all'ex assessore Ghinelli, della giunta Lucherini, ok, va bene così, della cementificazione delle periferie e quindi lo svuotamento del centro storico mi sembra un'assurdità. Ma guarda, ci sono anche delle carte giudiziarie. Esagerate. Ti rammento una cosa, comunque, fare Antopoli, sì, ma che esempio. Si sia svuotato il centro in quel modo lì, no, in quel periodo la lì, Meridiana, è fuori discussione. Quindi di solito l'opposizione dovrebbe fare opposizione con delle proposte, non magari rimembrando cose che poi tra l'altro lasciano il tempo che trovano. Quindi il discorso fa poco testo. Io prima di venire qui, poi purtroppo me lo sono dimenticato. Però non hai detto quali eventi ci sono. Mi sono dimenticato. Mi sono letto il programma del PD del 2011 con la candidatura di Fanfani. Per quanto riguarda turismo e cultura, in tutti e due gli aspetti c'erano, se non 3 o 4 periodi a ciascuna cosa, che dicevano di fare il nulla. Quindi le lezioncine dal PD per quanto riguarda turismo e cultura. Io ti ricordo per esempio nel 2006 le riprendiamo perché la cultura è stata fatta molto meglio di quella che è stata fatta per 9 anni dal Fanfani, tipo? Esatto, è stata fatta molto meglio. Non ti riesce a fare un esempio, sì, però? Sì, ci sono gli esempi, la gente lo sa benissimo. Ah, però tu no. Parlate di fortezza, però la fortezza l'abbiamo riempita noi e l'abbiamo molto meglio gestita noi. È vuota. Esatto. Esatto, poi c'è il discorso del turismo. Il discorso del turismo Back in Time lo facciamo? Se io non ti ho interrotto, però sì, interrotto. Se per cortesia mi fai finire, mi io non ti ho interrotto. Ma sei in vantaggio discorso del turismo, discorso del turismo, questa amministrazione è l'unica che ha avuto la lungimiranza e il coraggio di fare proprio quello che riguarda il turismo, una struttura unica che penserà totalmente al turismo. È attuata? Non è vero che è stata bloccata dal prefetto che c'è non già? Finisce. No, è stata un attimino bloccata dal prefetto bloccata, per quanto riguarda un aspetto giuridico che credo stia in questo periodo. C'è o è stata bloccata? Al momento è stata approvata dal Consiglio Comunale. Sì, ma il prefetto è attivo? È bloccata? È stata già cambiata come voleva il prefetto bloccata? E ora vedrai che sarà approvata. Quindi
non prendiamo lezioncine da chi non ha fatto nulla per 10 anni e quindi certo. Elencami tu le cose che ha fatto l'amministrazione Fanfani. Si sta parlando di oggi, ma non avrai problemi. Io ti ho chiesto di elencarmi la cultura. Sotto gli occhi di tutti, e sotto gli occhi di tutti ci sono anche articoli di giornali nel passato recente che se potete andare benissimo, nessuno mai ha avuto un turismo quanto questa amministrazione qui durante soprattutto gli ultimi 2 anni. Volevo dire che oramai Volevo dire che le precedenti amministrazioni hanno delle gravi, grosse responsabilità proprio sulla morte del centro storico e la giunta del Lucherini, secondo me uno dei peggiori danni che ha fatto è la realizzazione della multisala. La multisala ha dato un colpo, incredibile al commercio, ha fatto chiudere i cinema nel centro storico. E questo ha determinato uno spopolamento. Siena non è successo, Siena continua ad avere i suoi cinema, tutte le città del centro di Tapirugia, però anche la giunta successiva, ad esempio nel cambio di destinazione d'uso dell'ex cinema, negli ex cinema soprattutto del Politeama, ha fatto un errore micidiale, oltretutto mi sembra che da un punto di vista commerciale quella struttura non funziona, da un punto di vista anche degli immobili sono tutti vuoti, quindi veramente credo una cosa inutile. E poi volevo rispondere a lui che i voti al PD non gliela ha fatti perdere Fiano, ma è Renzi che ha scacciato gli elettori, come d'altronde loro che ora si arrabbiano, ma hanno consegnato il comune al centrodestra. Quindi no. Guarda, fra Franceschini, ragazzi, il governatore delle Puglie. Quando ora fra un po', se questo governo nasce, loro due si troveranno insieme, i Renzusconi, i nuovi Renzusconi. E quindi assisteremo fra un po' a dei sconvolgimenti quindi sotto gli occhi di tutti che non è magari fra qualche mese faremo la trasmissione e non sappiamo dei due che chiamare perché sono nello stesso partito e quindi non penso vediamo adesso tanto proprio tu credo, sentiamo un parere una persona molto conosciuta sulla chiusura di quello che era il punto informazioni turistiche, che era un'attività imprenditoriale, intendiamoci, privata, che però allo stesso tempo svolgeva anche una funzione pubblica, c'era il bagno a pagamento, c'era la prenotazione hotel, aveva anche un portale che credo fosse, dice Alessandro Neri, che lo gestiva, il più frequentato sito che riguarda Arezzo e il turismo, e ha detto io getto la spugna perché dice non sono state mantenute, non ha specificato quali, comunque non sono state mantenute delle promesse. L'avevamo invitato, tra l'altro Alessandro Neri, ma si trova all'estero, e allora sentiamo da chi lo ascoltiamo un parere su chi, su che cosa ne pensa di questa chiusura. Sì, Luca, allora questo è stato un famoso cameriere che lavorava in un grosso hotel che è il Minerva, e quindi io sono passato di lei e lui proprio mi ha chiamato e ha voluto, voleva dire questa cosa. E quindi sentiamo. Vai. Io non voglio entrare in merito di cosa sia avvenuto fra questa famiglia, il comune o chi altro sia della proprietà. Comunque io penso che cominciando una stagione turistica, e noi una volta al mese, il sabato e la domenica, siamo qui per questo mercatino di solidarietà. Per le associazioni down, che qui è venuto una decina di gruppi, anche di anziani e stranieri, e non abbiano trovato un servizio igienico o un bagno o qualcosa del genere. Quei pochi che ci sono ad Arezzo praticamente noi li azzeriamo addirittura. Invece che progredire nei servizi noi li diminuiamo, e questo non fa onore soprattutto a noi aretini e poi a chi ci amministra, ma soprattutto a noi aretini, che io mi sento offeso perché ho lavorato per 40 più anni nella ristorazione. E quando venivano i signori clienti, la prima cosa che chiedevano era un bagno pulito, igienico e messo bene. Qui invece addirittura si distrugge, io non lo so. Chi ha voce in capitolo risponda, e risponda con coerenza.
e con delle argomentazioni giuste, perché qui si sta facendo pena, perché qui passa migliaia e migliaia di persone tutti i giorni, non è il caso di questa mattina perché, ma ieri è passato tantissima gente e tutti si meravigliavano il perché era stato chiuso questo servizio, che era bellissimo, pulito e servito bene. Il rapporto con i bagni è sempre stato difficile, perché ce n'erano, ma sono praticamente tutti chiusi da anni, ovviamente non è una responsabilità di questa amministrazione. Poi parlando col vice sindaco Camurrini mi diceva che in realtà questi bagni poi ci sono, semmai il problema è che non sono indicati, cioè ci sono dei luoghi pubblici, mi diceva ad esempio la biblioteca, ma sono altri, dove ci sono, il problema è che non si sa, non sono sostanzialmente indicati. Ora questo singolo problema, era questo, cioè, chi lo gestiva ha deciso di mollare, c'è questo fondo vuoto che è della Curia, che credo che sia della Curia questo immobile, della Curia, no? Però era lì proprio sulle scale mobili, cioè dalla salita delle scale mobili, e quindi era insomma, uno dei principali accessi. Si può risolvere secondo voi? Io, diciamo, cioè, da opposizione? Assolutamente sì, perché quello lì era un po' anche il biglietto da visita di Arezzo, perché appunto è l'accesso delle scale mobili che purtroppo, questo diciamo, spesso anche non funzionano, ma questo è un problema atavico che esiste da quando sono state progettate e da quando sono state costruite. Quello sicuramente può essere un accesso turistico molto, molto importante, e secondo me l'amministrazione dovrebbe anche farsi portavoce, collettore magari di qualche imprenditore, di qualche privato, di qualche organizzazione, anche magari, che ne so, dei commercianti, di chi può avere interesse a far sì che quello sia un po' il punto, come lo era, anche di più, di distribuzione di informazioni e anche di servizi, vedi anche i servizi sanitari, i servizi igienici per i bambini, perché per esempio anche per cambiare un bambino so che nel centro storico è veramente difficile, e sempre di più se vogliamo attrarre nella nostra città del turismo, il turismo quello familiare, dobbiamo anche creare delle infrastrutture per questo. Chiedo un parere Massimo velocemente, ecco, sull'accoglienza anche del centro bagni compagni e la Beh, siamo carenti questo. Sì. Ma non è, siamo carenti da sempre, cioè è un problema che hai ragione Franchini, l'approccio che abbiamo avuto come città al turismo non è stato mai adeguato, perché sembrava che i turisti ci dessero anche un po' fastidio, quindi non abbiamo messo a disposizione delle comodità, ma neanche per i residenti. C'è un bambino in questa, sì, che ci sta che guardando, accompagnato, anche perché se lui volesse farsi una corsetta, c'è solo il Sagrato di San Francesco qui nel centro, cioè c'è un posto dove i bambini che abbiano il centro storico possono andare a giocare? Addirittura io ho chiesto se la sovrintendenza ci metteva a disposizione il giardino e mi disse sì. Poi c'erano delle questioni burocratiche, perché il centro storico ha difficoltà di sopravvivenza anche dal punto di vista dei bambini, che li devi portare su in salita fino al prato, ma se c'è una carrozzina devi spingere, c'è qualche problema. Allora, accogliere meglio, l'abbiamo sempre detto, non è che sia una scoperta, abbassare il livello della burocrazia e spuntargli un po' le armi a quella burocrazia che si rende antipatica e rende antipatica l'intera città. Il vigile che dice a un residente, lei ha il privilegio di stare nel centro storico, scusi, se becca una contravenzione che sarà mai, perché è un privilegio abitare nel centro storico. Cioè vedere al centro storico uno di quei luoghi che è un fondale di cartapesta, dove coincidenza abbiano anche dei residenti che non vedrà, che li manderemo pure via prima o poi, così non smettono di dare noia, dove non ci devi arrivare, non ti deve arrivare l'elettricità, non devi fare niente, perché tu sei un privilegiato. Che cos'è questa? Io lo chiedo al rappresentante del PD, come la chiamavate voi una volta? Lotta di? Classica. Ah, ecco. Eccola lì, che ci siamo, è che se casca sempre lì. A me mi sa che quella roba lì che mi ha fatto perdere alla grande proprio. La vostra categoria, io ne conosco diversi, si sono comprati una marea di immobili nel centro storico e gli antiquari, ma anche tanti commercianti, e decidono di non affittarli per mille motivi, per scelte loro, molti ci hanno fatto i magazzini negli appartamenti, quindi insomma non vi lamentate se poi
perché non è facile trovare un appartamento per andare a abitare nel centro storico. Nel centro storico. Vedrai che li trovi. No, non è no, che non trovi no, gli appartamenti. No, lei guardi nelle alle agenzie immobiliari. Sì. Allora, se una ci sono, via, se ci no. sono, costano il doppio che in periferia. Primo, se lei vuole comprare un appartamento. Ma perché non so tassati il doppio? Costa il doppio? No, scusa, ma che sono tassati il doppio? No, è che guardi, le posso dire, io logica. Le conosco diversi. C'è gente, molti antiquari, che chiaramente se le sono comprati negli anni... Ma gli risulta lei che il mercato immobiliare è stato distrutto? Ma è l'unico mercato che ancora funziona nel centro storico. Funziona? Quindi... Ah, mi fa piacere, come mai abbiamo un sacco di negozi non funziona vuoti. Da nessuna parte. È strano, ma, nel centro storico... Allora, gli è recito quindi... qualcuno... Posso... Davanti a me c'è Artemio che un pezzo sì. del negozio che non c'è più. Comunque le dico che... non c'è più. In Piazza San Francesco c'è un altro fondo che si è svuotato adesso il primo Arezzo. Maggio e nessuno l'ha chiesto. Arezzo, all'angolo di... ma ce ne sono una quantità. Forza Italia, incredibile. Non è che. Allora, voi dovete pensare che forse l'immobile è stato un sistema dell'investimento degli italiani per decenni e decenni e decenni, ve lo ricordate questo fatto? Investi sull'immobile, dopodiché il mattone è stato talmente criminalizzato che la gente ha smesso. Quello lo sappiamo tutto, però dico, ribadisco che molti commercianti lamentano della mancanza di vita nel centro storico, molto è dovuto anche alla impossibilità di trovare un appartamento, di non c'è... lei dice. Verifichi, non c'è offerta, perché ripeto, se un appartamento nel centro mi costa il doppio che in Pescaiola, con la situazione attuale vado ad abitare in Pescaiola. Eh no, è che Pescaiola costa la metà del centro. Guarda, hai posto proprio ma male no, il problema. No, sì. L'hai posto male. È Pescaiola costa la metà del centro, vale la metà però. O no? Come cioè esiste il meglio e il peggio nella vita? O è tutto uguale, siamo tutti pari. No, non è questione lei. È più alto di me. Sì, ma non, giusto, non siamo le parte. Sto dicendo che qui tutti si lamentano, ma la lamentano sì, lei dice, nel centro... E io dico che non si lamentano a sproposito. No. Forse non potete attribuire ai commercianti al centro che hanno comprato, rivitalizzato qualche cosa, la colpa che il centro è svuotato. Forse... Se l'hanno comprata hanno c'è fatto stata bene, anche qualche colpa nell'arroganza della burocrazia che se abiti nel centro sei un colpevole di natura. Vuoti che nessuno, non so tu perché. Dici non li affittano che costano tanto? Ma no, non li affittano perché non hanno interesse a affittarlo, perché magari l'hanno o perché nessuno li chiede. No. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Ultima parte, allora Piero? Sì, dunque allora... Frequento spesso il centro storico perché passo lì parecchie ore perché noi abbiamo la sede del fotoclub sotto le logge Vasari e quindi conosciamo un po' l'ambiente. Effettivamente c'è un po' di problemi perché, sai, è anche un discorso forse di convenienza. Ci sono tantissimi locali appunto che sono di antiquari e quindi anche di questo commercio che purtroppo non essendoci quel turismo come ci dovrebbe essere spesso e volentieri sono chiusi e non aprono e quindi aprono solo magari due giorni al mese perché c'è la fiera antiquaria eccetera. Quindi ecco, che è un po' il cane che si morde la coda, insomma, no, ecco, perché? Perché onestamente però noi dovremmo fare di tutto perché io secondo me il punto più importante era quello di capire se è giusto magari far arrabbiare per dire gli espositori eccetera eccetera oppure cercare di far di tutto per cercare di portare il turismo perché una volta che ci fosse il turismo ad Arezzo io non dico purtroppo lo so che se fa un evento un giorno ma noi dobbiamo fare conoscere tutto ciò che abbiamo nella città e abbiamo tantissime cose che magari le avessero tante città, quello che, perché da noi sono passati un po' tutti i grandi del tempo che funziona. Quindi ecco, io secondo il mio punto di vista noi bisogna lavorare per portare gente ad Arezzo e dopodiché io penso che molti problemi si risolverebbero. Allora, ecco, lavorare su questo, oltre che, come diceva Davide, sulle fabbriche. Questa è una buona fabbrica, il turismo. Volevo dire due cose sulla sicurezza, perché se ne è parlato magari un vostro punto di vista. Affrontiamo il tema guardando questo servizio sulla chiusura del bar Europa, la richiusura, perché era stato chiuso, poi riaperto un attimo, richiuso un'altra volta su provvedimento
del questore, perché è considerato appunto pericoloso per l'ordine pubblico. Vediamo. È bene che stia chiuso per sempre. Perché? Perché insomma a me sembra che ci siano persone troppo tranquille. Il bar Europa è pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, per questo va richiuso. Dopo il maxi blitz della scorsa settimana a Saione, quartiere alle porte di Arezzo, e il conseguente stop per il bar per motivi igienico-sanitari, arriva adesso il decreto della questura di Arezzo che impone al locale di abbassare le serrande. Il provvedimento è stato firmato ieri ed eseguito questa mattina dagli uomini della squadra mobile. Il questore di Arezzo, Bruno Failla, ha così disposto, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sospensione per 30 giorni dell'esercizio. Lo scorso giovedì erano stati arrestati all'interno del locale due pusher, entrambi tunisini. Il GIP del Tribunale di Arezzo aveva poi convalidato l'arresto per i due spacciatori. È un pericolo pubblico. Perché ogni notte succedono punti, rotture di vetri, di videogiochi, poi si danno le botte, si prendono a pugni, a schiavi, è ora di finirla. Nel corso del blitz all'interno del bar i poliziotti avevano trovato la droga nascosta ovunque, dietro una specchiera, nella sala slot machine ed infine del bagno, dove uno dei due pusher si era barricato, costringendo gli agenti a sfondare la porta. Quartieri Saione, si dice a volte che si esagera, che no, le cose no, magari non sono così gravi, però insomma effettivamente ne capitano tra lì il Pionta, Campo di Marte. E quindi è un tema che va al di là insomma anche di quella che è l'amministrazione della città, ma rispetto, perché spesso il PD ha detto, no, che la sicurezza era forse il tema principale, no, del programma elettorale del sindaco Ghinelli, vi aspettavate di più però o no? Non è che noi ci aspettavamo di più, penso che i cittadini si aspettassero di più. Io mi ricordo la campagna elettorale del 2015 fu un continuo ribadire che l'Arezzo era una città insicura, una città invivibile, una città, io mi ricordo i cartonati fatti di cattivissimo gusto, di persone che urinavano per strada e quant'altro. Sono passati 2 anni e mezzo, la situazione non mi sembra assolutamente migliorata, anzi peggiorata. Quindi tutte le promesse elettorali in fatto di sicurezza, come su tante altre cose, sono state profondamente disattese. Fermo restando che non sono un populista che dice che sicuramente l'amministrazione comunale avrebbe da sola le possibilità di risolvere questi problemi, ma è stato un bluff elettorale da parte di Ghinelli promettere una città sicura quando un comune da solo non ha le forze per poter eliminare il problema. Laddove potrebbe fare, vale a dire cercare di far vivere i quartieri, perché non solo con la repressione possiamo eliminare il problema, perché lo spacciatore da Campo di Marte non è che se tu chiudi un locale, giustamente, non è che evapora, si sposterà da un'altra parte. Semplicemente cercando di far sì che i quartieri siano più vissuti, con maggiore socialità, si può fare qualche cosa. Però ribadisco il fatto che se la città era insicura nel 2015, come dicevano le forze di centrodestra, adesso lo è molto di più. Vi invito a fare tranquillamente, anche ricollegandomi al turismo, se un turista scende alla stazione e cerca di arrivare in Piazza Guido Monaco, non deve far altro che fare lo slalom fra accattonaggio, fra Vucumpra e quant'altro. Questo è un problema sociale, non si affronta solo con la repressione, non si affronta solo con promesse elettorali, ma cercando di far sì che ci sia un coordinamento con le forze dell'ordine e anche con le forze sociali che vivono nel nostro territorio. Sentiamo Jacopo Apa. Guarda, io non sono
aver vissuto, Odeo, negli ultimi anni, perché il discorso degli, questo fa puro riferimento all'immigrazione, questo è gran colpa del governo centrale PD che negli ultimi anni ha fatto entrare in Italia. Ti ricordo che centinaia di migliaia di immigrati. Gli accordi di Dublino sono del 2004, si sono riempiti, e Arezzo ha dato un grossissimo contributo per l'accoglienza degli immigrati. Gli accordi di Dublino sono interrotto. No, mi ha interrotto. Facciamolo finire. Però gli accordi di Dublino sono firmati. Io capisco che non hai argomenti per controbattere l'amministrazione, perché voglio dire, perché la sicurezza è diffusa. Cioè, lavorare con un'immigrazione che ha portato un numero spropositatissimo per quanto riguarda l'immissione nel territorio comunale e anche provinciale del fattore immigrazione è sotto gli occhi di tutti. Cioè, tra l'altro, fino a pochi mesi fa Arezzo aveva dato un contributo grandissimo per quanto riguarda l'acquisizione degli immigrati. Quindi, se si parla di 4-5 anni fa, ovviamente era sempre in condizioni pessime il discorso dell'immigrazione, ma è sempre andata a peggiorare. Cioè, si parla degli ultimi anni che è stata un'invasione proprio vera e propria del discorso immigrazione. E è aumentato ora con gli immigrati, l'immigrazione. Ma voi cosa avete fatto? In questi 2 anni e mezzo c'entra l'immigrazione, questa immigrazione. Ma chi la vendono quella roba, secondo te? Ma chi la compra? Chi la compra la droga? Che sono chi la usa la droga? C'è un problema che il comune da solo, come questa volta sono d'accordo con Modena, è evidente, ma perché prima dicevate non può sostenere, perché il comune è un discorso comunale e riferito alla polizia municipale. Poi si può anche volendo intervenire con delle azioni sempre in ambito comunale, però il lavoro grosso qui lo deve fare lo Stato con le leggi nazionali e una piena sinergia che c'è sempre stata da quando c'è l'amministrazione Ghinelli con le forze dell'ordine, con la prefettura e con il questore. Questo è sotto gli occhi di tutti, basta leggere i giornali che sono passati negli ultimi mesi. Quindi c'è stata e ci sarà sempre molta attenzione dell'amministrazione Ghinelli sul tema della sicurezza. I risultati si vedono, ci sono, ovviamente si può fare sempre di più. Tra l'altro l'ultima volta se ne parlò proprio qui in questa sede, che si può fare sempre di più. Logicamente non ci sono leggi nazionali che aiutano il comune, è sempre stato detto dal sindaco questa cosa ed è evidente davanti a tutti. Ci vogliono le leggi nazionali che siano da coadiuvante insieme all'amministrazione e all'ente locale, perché senza di quelle l'amministrazione comunale può fare ben poco, purtroppo, e lo dico con rabbia questa cosa, perché c'è tutta la volontà per dare garanzia ai cittadini, tutta la volontà, assolutamente. Noi, voglio dire, abbiamo piantato la campagna elettorale per le politiche su questa cosa, non è mica che Arezzo sia tutta rose e fiori, logico, si deve migliorare e si deve lavorare ancora di più, ma ci vogliono le leggi nazionali per questa cosa, che negli ultimi anni il governo PD non ha saputo fare e voluto fare. Ecco, a proposito del governo, così chiudiamo, a fare queste leggi, adesso pare che ci sia Movimento 5 Stelle e Lega con il Berlusconi, ma che ha detto... A proposito di leggi nazionali... L'immigrazione disciplinata dalla legge si chiama Bossi-Fini, quindi insomma, cioè, non è che l'immigrazione è determinata dagli accordi di Dublino firmati da Maroni. Mi dà fastidio strumentalizzare la legge attuale, forse non lo sai, quella attuale. Perché l'immigrazione non c'entra niente, di cosa? Ma non sa dire manco di cosa parli. La legge è quella Bossi-Fini, non lo è più. Non c'entra niente. Proprio un cambierauto. Prima entrava 500.000. Ma non è, ma perché sono i fenomeni? Questo è un male. Cosa cambierà? L'avete risolto. Cosa cambierà ora con il governo Salvini, Di Maio, centrodestra? Astensione. È un governo di centrodestra, Di Maio. Il passo di lato di Silvio. Cosa cambierà ora? Vabbè, innanzitutto cambierà ora? Io chiedo. Sicuramente sono 70 giorni. Chi parla? Partirà di me. No, se posso dire, allora, un riferimento al presidente Berlusconi va fatto, perché ovviamente sembrava il male assoluto, veniva certificato con il male assoluto, e invece qui c'è stato
un placet per quanto riguarda Berlusconi che si è dovuto esprimere per dare un sì o un no. Qui viene sempre addirittura ringraziato all'ultimo per aver fatto il passo da qui, cioè, ovviamente c'è solamente un discorso di completa responsabilità verso le istituzioni, verso il Paese, e una piena lungimiranza politica e un passo davvero statista, se mi è consentito dire, perché è sotto gli occhi di tutti che ha un ruolo molto importante anche su questa composizione. Ovviamente, come si è già espresso, non voterà la fiducia a Forza Italia per quanto riguarda questo governo, ma contribuirà con tutti gli aspetti che faranno riferimento al programma dove si è anche inserita a suo tempo con la Lega, gli alleati, Forza Italia, quindi quello che rispetterà il programma. Valuterà caso per caso, insomma, le leggi che se saranno il PD? Vorrei far riferimento a una cosa, noi si parla di Terza Repubblica, ma siamo ritornati alla primissima Repubblica, qui si parla di appoggio esterno come il miglior pentapartito degli anni 60, 70 e 80. Dice bene APA, Berlusconi è ancora al centro dell'agone politico, è evidente. Mi fa specie che appunto il Movimento 5 Stelle, che aveva detto mai con Berlusconi, adesso ci stringe gli accordi. Ha eletto il Presidente della Camera, del Senato, si sono spartite tutte le poltrone possibili e immaginabili, dei questori, dei vari segretari d'aula, tutto quanto con il Movimento 5 Stelle. Quindi, questo è un governo. Pensa, Braccioli centro, voleva fare l'accordo centrodestra, con il ballottaggio. Abbiamo detto di no. E centrodestra, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Vedremo se riusciranno, non so se sono tipo il mago Silvan, a dare da una parte il reddito di cittadinanza e dall'altro la flat tax. Mi sembra un po' incredibile. E comunque sia, il PD, anche in questo caso, fra virgolette, si era dimostrato responsabile in caso di un cosiddetto governo di tregua, di pacificazione per qualche mese, hanno trovato l'accordo. Io penso, per fare una piccola chiosa sul PD, penso che però dovremmo, quello che si è un pochino evitato in questi due mesi, in questi 70 giorni, anche fare un attimino una discussione sul perché dal 25, 30, 40, quella eravamo al 18, mi sembra che ci sia un deficit di discussione, di approfondimento del perché siamo arrivati a questo e di cosa vogliamo anche fare, perché c'è chi brinda a questo anche nel mio partito, a questo governo. Io mi preoccuperei, perché è il governo più populista, più a destra dell'intera Europa. Allora, siamo in chiusura, anche il PD Aghetino penso si deve un attimo, perché qui così. Assolutamente, ci sono sfide da magari bocca su casa. Ci sono sfide che ci vedranno protagonisti. Beh, spero. Vediamo. Grazie a Jacopo APA, grazie a Massimo Puglisi, grazie a Andrea Modeo, grazie a Davide Paltoni, a Piero Franchini. Ci vediamo la prossima settimana.